un momento vincente questa rincorsa a livello cronometrico, anche perché l'olandese stava veramente viaggiando su buoni livelli, poteva forse attaccare il suo stesso primato del mondo che, vi ricordo, è di 1,57,58. ...54,76... entro 55,61, attenzione perché qui c'è un odore davvero di buon tempo, l'odore di primato del mondo. È notevole il vantaggio della Friesinger, ancora in giro, vediamo il riscontro cronometrico, 1,24,93. Qui c'è davvero la possibilità del grandissimo risultato sulla pista di Calgary. Vi ricordo che il record mondiale è di 1,57,58. 1,57,58 spinge la Friesinger, è in ottima condizione, è fresca, come vedete non accusa la minima fatica. Ancora la Friesinger. Eccellente, eccellente l'azione della Friesinger, che va a battere non solo l'1,57,82, ma anche il record del mondo, 1,56,95, 1,56,95 è il record mondiale.